Ieri Bitcoin SV ha raddoppiato il proprio valore in un giorno. Ma cosa è successo? Beh, per spiegarlo dobbiamo partire a spiegare che cos'è Bitcoin SV. Beh, Bitcoin SV, ovvero Satoshi's Vision, è nato nel novembre del 2018 come fork, cioè biforcazione, di Bitcoin Cash, che a sua volta era una criptovaluta nata ad agosto del 2017 come fork, cioè biforcazione di Bitcoin. Quindi Bitcoin SV non è Bitcoin, semplicemente ne porta il nome perché è un fork di un altro fork di Bitcoin e perché con Bitcoin ha in comune la prima parte della blockchain, cioè quella fino a agosto 2017. Ricordate che Bitcoin è nato a gennaio del 2009. Ok, ma che cosa è successo ieri che ha fatto raddoppiare il valore di questa criptovaluta Bitcoin SV in un giorno solo? Guardate qua, questa è la scheda di Bitcoin SV col simbolo BSV su coinmarketcap.com. Ovviamente metto il link in descrizione. Se andiamo a vedere il grafico del suo valore, scopriamo che di colpo ieri, pum, è raddoppiato in un giorno. Qua vediamo in verde il valore in dollari, in arancione il valore in Bitcoin e in azzurro la capitalizzazione di mercato in dollari. Se noi andiamo a prendere solamente gli ultimi 7 giorni, vediamo che stava attorno ai 100 dollari, vedete il valore in dollari è quello verde, e di colpo è andato sopra i 200. Quindi in realtà è più che raddoppiato perché ha raggiunto addirittura un picco superiore ai 240 dollari. Tra l'altro, invece, andando a prendere il grafico a un giorno, scopriamo che forse può darsi che abbia poi iniziato a scendere da poche ore a questa parte. Ma attenzione, perché il motivo di questo improvviso scoppio del valore di Bitcoin SV potrebbe essere questo, ovvero una truffa. Attenzione, stiamo parlando di un'ipotesi, perché praticamente metto questo link in descrizione per chi volesse approfondire. Praticamente in Cina hanno diffuso una falsa notizia, una fake news, che diceva, sosteneva che il fondatore di Bitcoin SV, cioè Craig Wright, che si è autoproclamato il vero Satoshi Nakamoto, mentre probabilmente invece non lo è, fosse riuscito a dimostrare senza ombra di dubbio di essere Satoshi perché avrebbe utilizzato uno dei wallet di Satoshi. Questa notizia è falsa. Però in Cina di queste notizie pare che ne producano in una certa quantità e purtroppo le producono anche abbastanza bene, la gente ci crede e quindi di colpo una marea di persone si sono riversate a comprare Bitcoin SV perché se Craig Wright fosse Satoshi Nakamoto, allora probabilmente il vero Bitcoin sarebbe questo e non quello che noi chiamiamo BTC. In realtà, ripeto, Craig Wright molto probabilmente non è Satoshi Nakamoto. Infatti si tratta di una notizia falsa che ha innescato un pump, a mio parere, totalmente ingiustificato. La notizia falsa è questa. Ovviamente noi non siamo in grado di comprenderla perché stiamo parlando di una notizia che è stata creata e distribuita in Cina. Però questa che è una... Sì, è difficile capire che è una notizia falsa, se non per il fatto che è un'immagine e non un link ad una notizia. Purtroppo pare aver convinto moltissimi cinesi che Craig Wright fosse riuscito a dimostrare di essere Satoshi Nakamoto e quindi sono andati a comprare questa criptovaluta. Tra l'altro, pare che questo tipo di operazioni sia piuttosto comune e sia anche lucrativo, cioè redditizio, perché se qualcuno detiene grandi quantità di Bitcoin SV e riesce con una fake news a farne aumentare il prezzo, può vendere e incassare e farci un sacco di soldi. Questa è un'ipotesi, ok? Però sembra davvero essere collegata a questo pump e probabilmente questo incredibile pump di raddoppio del valore in un giorno sarà seguito da un dump, cioè da un crollo, forse più o meno della stessa entità e di una durata simile,
che potrebbe o riportare il prezzo dove era prima del pump o magari anche, per carità, lasciarlo un po' superiore. Questo non lo sappiamo. Quello che invece sappiamo è che la notizia falsa è stata effettivamente creata in Cina e distribuita, non è stata distribuita pubblicamente, si è scoperto solo dopo, è stata distribuita tramite app di messaggistica private, quindi probabilmente WeChat, quindi non all'inizio era conosciuta solo dai cinesi, poi è emersa, infatti è stato fatto anche l'articolo da CoinDesk e quindi si è scoperto solo in un secondo momento che c'era questa notizia falsa che aveva condizionato il prezzo di Bitcoin SV. Quindi è assolutamente probabile che ora che si sa che questo pump è dovuto ad una notizia falsa, si inneschi un dump, cioè un crollo. Ah, per la precisione, Bitcoin SV oramai con Bitcoin originale, cioè Bitcoin e BTC, non c'entra assolutamente niente, tant'è che il prezzo di Bitcoin non ha in alcun modo subito conseguenze da questo pump di Bitcoin SV, cioè le due criptovalute oramai procedono su binari completamente separati, paralleli, che non si incontrano. Quindi tutto questo ragionamento che abbiamo fatto per Bitcoin vero, Bitcoin originale, non c'entra niente. Questa storia però ci dà modo di comprendere come questo mercato sia ancora facilmente manipolabile, soprattutto a causa del fatto che moltissimi utenti, moltissimi investitori, forse anche i cosiddetti trader occasionali dilettanti, cioè quelli che fanno trading ma senza saper bene come si fa, purtroppo credano facilmente a queste notizie false. Anche perché nel mondo del trading spesso si opera, si acquista quando ci sono delle indiscrezioni non confermate e poi magari quando escono le notizie confermate si vende. Quindi questa è un'abitudine che purtroppo fa sì che molti trader inesperti finiscano per credere a queste bufale, a queste balle e magari comprano queste criptovalute in un eccesso di euforia dovuto a un errore di interpretazione di una notizia falsa messa in giro probabilmente da persone che stanno cercando di pompare il prezzo di una specifica criptovaluta in modo poi da poterla vendere a prezzi alti e guadagnarci. Questo tipo di operazioni si può fare solo su criptovalute minori che hanno un volume di mercato minore e che quindi hanno dei volumi di scambio bassi, perché su criptovalute come Bitcoin, dove i volumi sono in questo periodo sostenuti, è molto più difficile condizionare il mercato. Cioè, per poter condizionare il valore di una criptovaluta, bisogna fare in modo che tante persone in più rispetto a, diciamo, al processo naturale le comprino. Con Bitcoin sarebbe molto difficile, infatti ultimamente il prezzo di Bitcoin sì, oscilla, ma certo non in questo modo, non è che raddoppia in un giorno o crolla della metà in un giorno. Su criptovalute minori come Bitcoin SV, che hanno dei volumi di scambio molto contenuti, purtroppo è molto facile condizionare i mercati. In questo caso addirittura con una singola notizia falsa, sono riusciti a farlo raddoppiare in un giorno. Probabilmente chi ha creato questo pump ci ha guadagnato molto. Chi purtroppo invece ha comprato Bitcoin SV dopo la salita del prezzo, perché magari sperava che salisse ancora di più, probabilmente, molto probabilmente ci perderà. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione alle notizie che circolano in questo settore e soprattutto fate molta attenzione a quelle criptovalute minori che hanno un volume di scambio molto contenuto e che quindi sono facilmente manipolabili con operazioni tipo queste. Ah, ricordatevi che ancora oggi Bitcoin da solo, cioè Bitcoin originale, BTC, vale più di tutte le altre criptovalute messe assieme, cioè da un lato c'è Bitcoin che sta facendo la sua strada, dall'altra ci sono tutte le altre criptovalute messe assieme. Non è che c'è paragone, ok? Cioè i dati, i volumi, i valori sono completamente differenti. Bitcoin è il vero re, la regina e il principe del mercato delle criptovalute. Tutte le altre in qualche modo stanno facendo un'altra strada e alcune di queste purtroppo hanno ancora volumi di scambi così bassi che possono essere molto facilmente condizionati.
Un'ultima cosa, se decidete di fare trading sulle criptovalute minori, mi raccomando, studiatele bene, perché iniziative come questa purtroppo sono comuni, ce ne sono spesso, e a farne le spese sono sempre le persone che conoscono poco questi mercati. Se poi proprio non siete in grado o non avete voglia di approfondire e di conoscerli bene, non fate trading sulle criptovalute minori. Poi, come al solito, se invece avete ancora dei dubbi o delle domande, potete sempre scrivermi via email perché via email io rispondo sempre a tutti. Ricordatevi però che io non faccio trading, quindi non fatemi domande che riguardano il trading perché io semplicemente non so rispondere. Un saluto, ciao!